Ciao a tutti bambini e bentrovati a questo nuovo appuntamento con il Divano delle Fiabe. Come vedete oggi sono sola, per fortuna non c'è Osvaldo, ma vi saluta tanto. Purtroppo aveva un impegno, doveva finire tantissimi compiti e, ma a dire il vero, è anche un pochino in punizione, per cui a questo appuntamento non c'è, ci sarà il prossimo appuntamento se farà il bravo, altrimenti ci sarò solamente io, ma sicuramente ha imparato la lezione. Dunque, la favola di oggi si chiama La storia del grande albero e ve la racconto. Dunque, il piccolo Lern era appena nato dalla splendida fata verde. Aveva dei morbidi capelli neri ed un simpatico sorriso molto contagioso. Proprio così. Se Lern sorrideva, era impossibile non ricambiare con un sorriso altrettanto dolce. Fin dal primo giorno mamma fata lo accompagnò alla scoperta del sottobosco. Per cominciare andarono a trovare il grande albero che appena li vide esclamò: «Dolcissima fata verde, chi è questa splendida creatura al tuo fianco?» «È il mio piccolo Lern», rispose la fata che continuò dicendo: «Lern, ti presento il grande albero. Lui è la creatura più saggia di tutto il sottobosco e se ne avrai bisogno, sempre sarà pronto ad aiutarti». «Certo, piccolo», disse l'anziano albero lusingato, «sarò felice ogni volta che potrò esserti d'aiuto». Andarono a trovare Madre Natura, il grande fiume, il mare e la montagna fino ad arrivare dai folletti rossi e verdi. Lern era molto felice di quel bellissimo viaggio nel sottobosco perché aveva conosciuto decine di nuovi amici ed aveva incontrato ranocchie, folletti e dei troll simpaticissimi. Tornò alla sua casa fungo pensando: «Non vedo l'ora di ritornare nel sottobosco a giocare con i miei nuovi amici». La mattina seguente saltò giù dal letto, fece una ricca colazione e salutò mamma fata verde dicendo: «Ciao mamma, vado a giocare con gli amici nel sottobosco». La fata premurosa rispose: «Divertiti pure» e torna per l'ora di pranzo. Lern arrivò sul prato e vide alcuni folletti che con una pallina di foglie giocavano a lanciarla in un canestro di rami tutti quanti intrecciati. Chiese di giocare con loro, ma immediatamente si rese conto che non era in grado di fare nemmeno un canestro. Lern si sentì inadeguato per quel gioco ed era dispiaciuto di essere considerato il peggiore. Per questo motivo salutò e, nonostante le insistenze dei folletti, andò via. Era un po' triste quando vide due troll che raccoglievano le fragole. Il sorriso ritornò immediatamente sul suo viso e chiese: «Posso raccogliere le fragole con voi?» «Certamente», dissero. «L'importante è che raccogli solo quelle mature che riconosci perché sono rosse e le altre invece no, non vanno raccolte». Prese il suo cesto ed iniziò il giro alla ricerca delle fragole succulente. Si accorse subito però che non era affatto semplice trovarle rosse e mature. E fu così che, quando vide gli altri che avevano raccolto circa 20 fragole a testa, rosse, e lui invece solamente due e anche un pochino pallide, disse: «Grazie per avermi fatto provare, io però non mi sento adatto a questo lavoro, preferisco quindi andare via». I due troll provarono ad insistere per farlo restare, però lui non volle sentire ragioni. E mentre si allontanava dal campo di fragole, un po' triste, si accorse che era proprio vicino al grande albero. Lo raggiunse e si sedette sotto la sua chioma rassicurante. E la saggia pianta disse: «Lern, ma che bello rivederti! Ma cos'è questa faccia così triste?» Il piccolo, meravigliato dall'arguzia del grande amico, raccontò quanto gli era accaduto quella mattina e come si fosse sentito così inadeguato. «Ah!» disse il grande albero. «La tua storia mi ricorda un pochino quando ero un piccolo arbusto e arrivava l'estate. Io sentivo un gran caldo e dovevo sempre aspettare che i miei amici più grandi mi riparassero dal sole perché mi avrebbe potuto anche seccare. Non solo non potevo riparare gli altri, ma nemmeno me stesso. Credo di essermi sentito esattamente come te, inadeguato».
A quel punto l'albero che mi faceva ombra vide che mi stavo lasciando seccare dai raggi del sole e mi disse: nessun albero grande e pieno di foglie è diventato tale senza prima essere un arbusto senza foglie come te. Devi perseverare e affrontare le difficoltà. Impegnati a crescere. Da allora io non ho più smesso di imparare e di crescere, e lo faccio di continuo, anche adesso che è trascorso più di un secolo. Ora non c'è albero che fa più ombra di me nel sottobosco, e so che in futuro ce ne saranno tanti altri che oggi sono semplici arbusti. Beh, Lern ascoltò con grande interesse la storia del grande albero e andò via con una grandissima voglia di riprovare. Ritornò a giocare a pallacanestro e a raccogliere le fragole, diventando nel giro di alcuni mesi molto bravo in ambedue le attività. E anche se fosse diventato il più bravo di tutti, sapeva che avrebbe dovuto continuare ad imparare per migliorare se stesso e soprattutto per sentirsi felice e soddisfatto. Bene bambini, questa storia è finita e quindi mi raccomando, perseverate e non arrendetevi davanti alle prime difficoltà. Allora, noi ci vediamo giovedì prossimo, sempre su DB11 Web Radio, e con me Agnese e con Osvaldo, che vi prometto che ci sarà. Toglierò la punizione, va bene, gliela abbonerò per questa volta. Noi ci salutiamo e buona settimana, fate i bravi. Ciao!